situazione è monitorata, sotto controllo, nel senso che stiamo facendo tutti gli screening, tutte le indagini possibili con la messa in quarantena, in isolamento delle persone. Quindi sta facendo una grande attività a livello di tracciamento, di screening con i dipartimenti di prevenzione. È chiaro che lì abbiamo visto che ci sono stati degli episodi legati a dei turisti anche stranieri che sono andati via e che quindi in alcuni casi è anche difficile poi rintracciare anche la catena dei contatti. Però la situazione è sotto osservazione da parte dell'USL Eugania che tiene monitorato e mette in atto tutte le azioni possibili proprio per evitare che ci sia una maggiore diffusione. Avete già qualche risultato del tracciamento? Cioè, avete capito quanto questi focolai siano poi diventati grandi o state ancora aspettando, diciamo? Allora, io non ho ancora visto la relazione dell'USL Eugania che la stava redigendo proprio per cercare di capire anche la genesi del focolaio e come si è mosso. Però mi dicono insomma che stanno lavorando proprio per cercare di circoscrivere il più possibile, di mettere in protezione e di adottare le misure che sono necessarie. Anche per capire se il virus, diciamo, sia sempre lo stesso, perché queste quattro persone che sono finite direttamente in terapia intensiva sono No, aggravate è molto. chiaro che rispetto alle quattro persone che arrivavano, ricordiamolo, insomma, da una festa di matrimonio, quindi sono quattro anziani vaccinati ma con pluripatologie, quindi che probabilmente hanno un carico anche da un punto di vista del sistema immunitario molto indebolito, su queste quattro persone stiamo cercando di ricostruire non solo la parte dei tracciamenti ma anche la parte legata proprio alle tipologie di comorbidità che loro hanno, ma anche il conseguenziamento del virus per capire se siamo di fronte a qualcosa di diverso da quello che conosciamo. Preoccupazione, insomma, non ce n'è al momento, non è una cosa allarmante, però bisogna ribadire sempre il solito concetto, immagino, di tenere alta la guardia. Allora, nessun allarmismo e non vogliamo farlo. È chiaro che stiamo vedendo un aumento dei casi positivi, aumento legato sicuramente anche alla mole di tamponi che si stanno facendo. Quasi ogni giorno andiamo dagli 81.000, 80.000 ai 100.000 tamponi al giorno, quindi vuol dire che anche molti asintomatici vengono scovati in questo modo. Con questo però massima attenzione, quindi cerchiamo ancora di essere molto prudenti e di essere molto attenti nelle misure da mettere in atto, quindi ancora utilizzo la mascherina, soprattutto in luoghi affollati, soprattutto all'interno, e igienizzazione spesso delle mani. Grazie.